Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Selargius, dove sta per andare in scena la sedicesima giornata del campionato di seconda categoria con le due squadre che stanno per sfidarsi, e le due squadre sono l'Orione 96 contro l'Ilbono. Le due compagini che si sfideranno in questa partita, ed eccolo qua il fischio iniziale. Intanto c'è il buon recupero, il tentativo di lancio in profondità tentato da Mauro Arras, poi la parata con il portiere che finisce a terra con l'arbitro che ha detto che è tutto regolare. Piras ancora per Pinna, provano l'1-2, pallone in mezzo all'area di rigore, prova l'anticipo, la palla resta lì, anticipato, che occasione per l'Orione. Si gioca ancora, poi il tentativo ancora dalla distanza, ci ha provato Lai, palla fuori davvero di pochissimo. È troppo corto, libera la difesa, ma c'è Pinna ancora con il pallone per Portas, è regolare la posizione, altro pallone in mezzo, col Piras, trovato sotto porta e va a mettere il pallone in rete per il vantaggio dell'Orione. C'è Zucca che anticipa tutti, poi ci ha provato l'altro Zucca, poi Lai prova a mirare la porta, palla per Ulleri con il numero 98 che prova un cross tagliato in mezzo, la respinta, il primo ad arrivare è Zucca che prova con il tiro, la traversa e poi la palla che finisce in rete, grandissimo gol da parte di Zucca e sono 2-0. Parte lui con il tiro, la palla non lontana dal palo. Diversi gol su calcio di punizione per Pinna. Eccola la rincorsa, prova a far girare il pallone che esce di un soffio. Con le posizioni, intanto poi qua c'è il tiro dalla parte opposta. Ci ha provato Mameli. Ancora Cozza, ancora verso Mameli. In area di rigore il tocco al volo di Mameli. Palla che finisce fuori. L'arbitro che dà il via per questo calcio di punizione, Pinna tagliato sul primo palo, il colpo di testa, palla fuori, non di molto, allargandosi, poi entra in area, supera Murro, ancora Ulleri, all'indietro il pallone, non arriva nessuno, poi Lai da fuori con il tiro, palla alta sopra la traversa, con Matta che dà uno sguardo, poi un lancio dalla parte opposta, posizione regolare, dice l'arbitro, Arras in area di rigore, incredibile errore di Arras, palla fuori. Sul primo palo il pallone colpito di testa, occasione per l'Ilbono. Ecco Coco che arriva in area di rigore, entra uno sguardo in mezzo, il pallone tagliato, c'è Portas, errore, il sinistro fuori, prova a metterlo giù Arras e poi a lanciare il suo capitano Mameli, entra in area di rigore, il tiro e la risposta di Marras, barriera a 4 scelta da Marras. Mameli è pronto al calcio di punizione, va Mameli, il gol che mette a segno il capitano dell'Ilbono ed è 2-1. Schia l'arbitro la fine della partita con l'Ilbono che si era riversato tutto in avanti per cercare di recuperare. Allora col brivido finale l'Orione vince questa partita, vince 2-1, si prende i 3 punti.